Benvenuti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati con un nuovo live su Black Ops 2. Quest'oggi ragazzi siamo qua a fare un live abbastanza particolare, in quanto davvero da un po' di tempo che non faccio un live senza pretese, solo per cercare di spaccare un po' gli anni senza cecchino né niente, solo usando le armi e magari cercando di fare qualcosa di carino. È davvero da tanto tempo che non lo faccio e sono qua a provare a farlo. Spero solo che questo qua non sia un maledettissimo hacker. Diamo un'occhiata, ok, le stats ce le ha buggate, speriamo non citi durante la partita. Vediamo un po' che classe posso farmi. Io mi farei una N94 in quanto non lo uso davvero da un po' di tempo. L'altro giorno ho fatto il nuclear in live con lo SCAR. Ok, N94 con caricatore rapido, calcio regolabile, mimetica. Gli mettiamo una mimetica al di là che fa molto nostalgico. Le Strix ci sono. Ok, perfetto, gran classifica lobby. Guardate quante kills ho. Pam 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 pam. 81.000 su Deathmatch, sono uno di quelli che ne ha di più, ne ho davvero molte, molte, molte. Comunque la partita sta per cominciare, ci ha buttato dentro Tarbine. Tarbine è la mappa più inutile che possa esistere su questo gioco. Le partite durano tipo 3 quarti d'ora, però meglio, in quanto il video magari viene un po' più lungo. So che il 90% di voi non sta vedendo questa parte di video, perché sicuramente avranno tutti skippato a dove gioco la partita. Se la state vedendo per magia, lasciate un commento con scritto hashtag io ci sono. Voglio proprio vedere quanti non skippano l'intro del video, quanti fedeli ascoltano. Ascoltano tutto l'inizio. Comunque finalmente stiamo per arrivare al momento dell'inizio della partita. Non vado per nuclear perché l'ho già fatto l'altro giorno, il nuclear in live, la mobile live l'ho fatta ieri, qualcosa di carino col cecchino l'ho fatto anche ieri. Oggi dico, beh, cercheranno di fare almeno una partita carina cercando di fare tante kills. Importante sarebbe arrivare all'elicottero stealth, in quanto c'è da dire che davvero se si chiama l'elicottero stealth su Tarbine viene fuori una strage che... Ok, non posso dirlo, sennò mi bannano il video, sta di fatto che viene fuori una bella bella strage, ecco. Via. Perfetto ragazzi, partita la partita. Qua abbiamo due cecchini, due con lo schermo condiviso. Vediamo, vediamo un po' come saranno soprattutto gli avversari, perché i compagni secondo me non è che siano chissà che cime a giocare. È una delle prime partite che faccio stasera. Ho deciso di fare Black Ops 2 alle 11:30, in quanto magari faccio qualcosa di Black Ops 3 alle 6:30. Non so ancora cosa fare a quell'ora. Ok, te sei morto. Lì c'è gente ma è troppo lontana e non voglio farmi vedere sul radar. Raga, inizio buio, non c'è un'anima da ne... Ok, lì ce n'è uno. Che mammazza c'è. Oddio, come ho fatto a prenderlo? Quanto ho di sensibilità? 14, Cristo. Infatti, sembrava strano. Sembrava di averne un po' troppa. Comunque non sto ben capendo dove spawnano, in quanto c'ho i compagni da una parte, i compagni dall'altra e i nemici dove stanno. Vabbè, 1-0, dai. Ci possiamo accontentare, ho già fatto abbastanza kills per oggi, raga. Vabbè, a parte le stronzate. Muori. Uccisione confermata. Oddio. Cosa stanno combinando quei due lì in fondo? Uno stava per mettermelo in drio. Gente che nasce di là, no, eh. Beh, me la gioco con un po' più di tranquillità. Non serve per forza fare il culo al mondo per fare una bella partita. Spero anche il mio compagno qua schiatti. Stavo per schiattare io tra un po'. Apriamo questa MP7 che può tornarci utile da vicino. Ragazzi, devo mettere la sensibilità a 6 perché 5 è troppo bassa. Midino indeciso, mi dicono. Quanto siamo? 5-0, mi sta gestendo bene sta parte di mappa, però non vorrei fare l'errore di giocare lento l'inizio, perché quando inizi sta partita si presuppone che io voglia fare una buona streak, no? Quando giochi lento l'inizio, poi pian pianino inizi ad ingranare, prendere qualche streak. So che se tipo adesso io muoio, praticamente è partita rovinata, ecco, quindi devo stare molto attento, affidarmi bene agli UAV. Muori. Oddio. Qua ho rischiato di fare un fail. No, via. Facciamo il giro largo che siamo a una dallo stealth, che come detto prima è molto importante da prendere. Sta partita ragazzi la sto giocando più di intelligenza che di mani. Infatti se avete visto non mi è praticamente mai capitato di dover fare uno scontro mettendoci di mezzo la gun skill. Vieni qua, elicottero stealth, perfetto. E sto anche giocando contro gente forte, almeno dai titoli che posso vedere. C'è la gente che ha il titolo del nuclearizzato, la gente che ha il titolo di tutte le medaglie. Occhio. Ciao, lol, 12-0, oddio, madonna l'infiltra raga, mi sono cagato addosso, ve lo posso giurare, non lo sarei mai aspettato che un... Poi uno così col mitraglione, di solito l'infiltra... Mamma, qua ho rischiato, stavo per fare una morte proprio da idiota, Dov'è? È morto, sì è morto. 16-0, un po' di kills ha fatto anche il mio... Bombone, lassù lo stealth.
Ok, qua non so se. Ok, vanno tutti dall'altra. Vabbè, c'è una cosa, senti. C'ho voglia di stare qua a inseguirti come un pollo. Prendiamo questo intanto. Fate poco, ho fatto. Oh, ho detto prendiamo questo intanto. Mamma mia, me la stavo per tirare. Meno male che era quello a livello basso. Ho fatto un po' un fail di. Come si dice, di calcoli, ecco, senza anima. Finora, ragazzi, non vorrei tirarla, ma stiamo facendo quella che. Sto zitto. E vado a mangiare le mie stesse feci, che è meglio. Sto per dire, stiamo facendo la partita perfetta, 20-0. Giocato pulito, praticamente non abbiamo subito danni. Muoio subito, sarò un idiota. Cioè, devo imparare a parlare. Qua ci stava la doppia C4. Oh, qui a 11. Dov'è? Ah, eccolo là. Ragazzi, da partita perfetta a 20, a 23 in un secondo, raga. Incredibile. Raga, questo qua pensavo si fosse trasformato in Pamage. Guardavo la finish, c'erano solo 2 kills. 22-3. Una partita buona, la stiamo ancora facendo. Cercando di migliorarla ancora un po'. Proviamo ad arrivare intorno alle 30 kills. Mi farebbe piacere. Soprattutto perché è stata proprio una bella partita pulita contro gente forte. Perché mi sono rotto di senti. Più che altro, questo video è per farvi vedere che non gioco solo contro gli scarsi. Perché molti di voi mi continuavano a dire ultimamente: Emily, hai sempre il lobby degli scarsi uni contro a livello 5. Adesso sto giocando contro gente che ha praticamente tutto il titoletto del nucleare e tutto. E ci sta facendo una gran partita contro comunque. Quindi, potete capire che non è tanto. Che non sono tanto gli avversari il punto dei miei video, ecco. No, sono un mona, cazzo. Lo sapevo che stava sparandomi. Perché sono dovuto stare lì e continuare a prendere gli altri, non lui. Non facciamo un'altra morte. Ok, voglio fare un'altra kill e arrivare a 30. Levati, compagno maledetto. Siamo in pre-aim. Dovrebbe essere sicura qua la pre-aim. Ok, come sempre, ragazzi, perfetto. Oddio, via. Da quei cecchini là io non mi fido. Perfetto, ragazzi, finita la partita. 32-4, 8 di rateo. Partita giocata praticamente in modo perfetto. Perché ho fatto 3 morti in praticamente 3 secondi. Giocata contro gente comunque di livello medio-alto. Quindi non potete neanche dirmi niente adesso. Quindi non avete più scusanti, raga. No, dai, a parte le stronzate, sono contento che è venuta fuori una bella partita. Io vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento. Se ancora non siete, iscrivetevi al mio canale. Passate da tutti i link che trovate qua sotto in descrizione. Per oggi, da me di noi è tutto e bella.